3 milioni di investimenti per 3 progetti che riguarderanno l'illuminazione pubblica e l'installazione di nuove telecamere in altrettanti grandi quartieri cittadini, Saione, San Donato e Pescaiola. Con la realizzazione di nuovi punti luce, di adattamento di quelli già esistenti con un nuovo tipo di illuminazione e soprattutto con l'inserimento di un elevato numero di telecamere per la videosorveglianza. Quindi attenzione massima del Comune nei confronti della sicurezza, di tipo in questo caso attivo, nei confronti della cattiva abitudine e del cattivo uso degli spazi pubblici. Il progetto è articolato in 4 lotti di lavoro, è frutto di un'operazione che verrà coordinata con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. I bandi saranno pubblicati a luglio, l'inizio dei lavori è invece previsto in autunno. Si tratta della prima gara del piano di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie redatto dall'amministrazione e che sta entrando adesso nel vivo. Quasi 100 telecamere nuove, circa 3.000 punti luce che verranno o sostituiti o rinnovati con illuminazione a LED, quindi molto più potente e che illuminerà molto di più, in modo tale da aumentare il senso, la percezione di sicurezza in tutta la zona. Sicurezza e anche controllo, come diceva il sindaco, di quei gesti incivili che sempre molto spesso si ripetono, dall'abbandono dei rifiuti all'imbrattamento o agli atti di vandalismo vario. Quindi queste telecamere speriamo che in qualche modo concorrano a diminuire questo tipo di fenomeni. Le nuove telecamere saranno collegate a quelle esistenti, interfacciabili con il software installato dall'amministrazione comunale e garantiranno così un'acquisizione in tempo reale di immagini e filmati non solo da parte della polizia locale ma anche da polizia e carabinieri. Mi sentirei di dire che dopo questo intervento, al quale si aggiungeranno anche le ulteriori telecamere nei parchi pubblici, Arezzo, in rapporto alla popolazione, sarà forse la città più videosorvegliata d'Italia.